Narrazioni di imprese femminili. In ogni appuntamento vi facciamo conoscere donne impegnate nel lavoro con le loro imprese. Vi facciamo conoscere storie di imprese al femminile. Sono con la vicepresidente del Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio Chieti Pescara, Marina Dolci. Quante le attività che portate avanti e i progetti? Come comitato sono tantissime le attività e anche i progetti. Noi siamo anche collegati con l'Università d'Annunzio e con delle start-up. Abbiamo fatto per Visionaria l'ultimo progetto proprio di Camera di Commercio che c'è stato qui qualche settimana fa, anche uno studio per quello che può occorrere alle imprenditrici del 2020, 22, 24 e per i prossimi anni. Andremo anche a Dubai. Saremo presenti nello stand dell'Abruzzo proprio perché vogliamo portare anche verso l'estero le nostre imprenditrici. Quindi spronate a fare imprese e siete un supporto costante? Sì, siamo un supporto costante con formazione, con idee, ma soprattutto con la vicinanza, perché tutte noi del comitato siamo imprenditrici e quindi possiamo portare la nostra storia, il nostro esempio che le sprona e le fa sentire anche coccolate. Ed ora guardiamo insieme altre storie e conosciamo nuove amiche. Ciao a tutti, mi presento, sono Antonella Di Tonno, la titolare dell'azienda vinicola Talamonti, un'azienda che si trova a Loreto a Prutino. La nostra azienda nasce quasi 20 anni fa, infatti questa mia testimonianza arriva proprio in un momento felicissimo della vita aziendale, che è appunto quella del compimento del primo ventennio. Noi nasciamo appunto nel 2001, siamo un'azienda vitivinicola a Loreto Prutino. Loreto Prutino è un piccolo paesino dell'entroterra abruzzese dove la produzione di vino oramai regna sovrana da secoli, quindi è la culla del Montepulciano d'Abruzzo e del Trebbiano d'Abruzzo. Quindi per quanto riguarda il nostro settore, 20 anni per un'azienda vinicola sono decisamente pochi e quindi abbiamo per fortuna il privilegio di considerarci ancora dei neofiti e dei fanciulli nel nostro settore. Quando si dice che le donne sono multitasking e hanno capacità di pensare e fare più cose contemporaneamente, devo dire che io ne sono una testimonianza vivente. Io ho tre bambini la cui somma degli anni a malapena arriva a sfiorare il numero 13, io non sono scaramantica, quindi per me è un numero fortunato, e sono mamma appunto, sono una mamma lavoratrice, sono una mamma che vive la sua dimensione aziendale come stile di vita. I miei bambini sono venuti a lavorare con me sin dalla seconda settimana di vita, e le prime fotografie che ho con i miei bambini sono proprio all'interno dell'azienda, vicino ai vigneti e in qualche modo in bottaia, proprio perché la mia speranza è quella di trasferire ai miei figli la passione, l'entusiasmo e la gioia che provo nell'alzarmi la mattina e nel recarmi in ufficio, al lavoro, perché quella per noi, io ho conosciuto mio marito grazie a questa azienda e i nostri figli quindi sono nati proprio all'insegna, insomma, del Montepulciano del Trebbiano d'Abruzzo, e quindi mi auguro di riuscire a trasferirgli la stessa felicità che provo io nello svolgere, insomma, quello che faccio quotidianamente. Allora, io ho il privilegio di lavorare, ripeto, uso il termine lavorare, però in realtà non è il termine esatto, perlomeno nell'accezione che noi la consideriamo, insomma. Io ho il privilegio di vivere la dimensione agricola del lavoro, quindi noi siamo in un settore, appunto l'agricoltura, un settore con un'elevata presenza femminile, ancora non sufficientemente, ma un'elevata presenza femminile. Io inoltre sono la testimonianza che l'agricoltura può essere scelta, quindi non necessariamente è un'agricoltura da successione, quindi non bisogna essere necessariamente figli di o mogli di per poter abbracciare il mondo della vitivinicoltura, come nel mio caso, ma dell'agricoltura in genere. Io sono figlia unica. Sono figlia unica in una famiglia maschilista, io lo dico, mio padre è un po' maschilista, si è dovuto ricredere, insomma, ma è un po' maschilista. Una famiglia in cui praticamente sono figlia unica non per scelta dei miei genitori, ma per una serie di eventi e di concause. Quindi mio papà, quando mi donò il 5% di questa società, che oggi è di proprietà interamente mia e di mio marito, perché noi siamo la prima generazione, ma io ero l'unica socia donna, avevo 23 anni. E mi ricordo che alcune persone, insomma, che erano nel consiglio di amministrazione,
situazione di allora fecero una battuta anche in qualche modo che poteva sembrare affettuosa nei confronti di mio padre e mia. E mio padre ha un'azienda metalmeccanica, quindi un'azienda che lavora in un altro, in tutt'altro settore, e la battuta che fecero fu: bene, questa ragazza, insomma giovane, io mi stavo laureando in quel momento, è meglio che lavori qui in questa azienda come stagista per fare esperienza, perché diciamo poi successivamente potrà diciamo entrare a far parte a pieno titolo di quella che è la tua realtà. Io da quello stage nel lontano 2003, se non erro, da quello stage non sono più uscita, e dopo 3 anni un'azienda che era di proprietà nel 99% della componente maschile è diventata di proprietà della mia famiglia, e adesso diventerà quello che mi auguro un patrimonio da trasferire di generazione in generazione, e ci auguriamo un modello di riferimento di sviluppo sostenibile per il nostro territorio. Io sono Ida Guetti, faccio parte del consiglio di amministrazione del consorzio Solidarietà Consol, una realtà consortile che esiste da più di 25 anni sul territorio abruzzese, nasce in realtà nelle aree interne, nell'area della Val di Sangro, a Bomba precisamente, ed è stato sempre un consorzio con una forte componente femminile. La presidente è Teodora Di Santo ed è un consorzio che associa oggi 16 cooperative sociali attive su tutto il territorio regionale. Il settore di attività è quello dei servizi sociali, dei servizi educativi, della formazione professionale, sociosanitari e di accompagnamento al lavoro. Perché la componente anche poi dell'inserimento lavorativo di categorie con disagio è una dei settori di attività che fanno parte comunque della cooperazione sociale. Io lavoro in realtà nell'ambito della cooperazione sociale da 15 anni e comunque ho sempre lavorato nell'ambito del terzo settore e dell'economia sociale. L'attenzione per la componente femminile, per la rappresentanza femminile, in realtà è stata sempre elevata, nel senso che io già in passato ho anche ricoperto ruoli di consigliere d'amministrazione, perché la cooperativa come modello imprenditoriale di per sé è, diciamo, aperto in generale, perché vige proprio uno dei principi della cooperazione, del manifesto della cooperazione internazionale, è il principio della porta aperta, nel senso che l'impresa è generalmente aperta a qualsiasi persona voglia entrare, voglia dare il proprio contributo lavorativo e personale, ma in particolar modo è aperta alle donne in maniera naturale, e questo lo riscontriamo ancora di più nel nostro settore, che è quello della cooperazione sociale, nel senso che sicuramente l'ambito di attività, che è quello del lavoro di cura, del lavoro dell'educazione, della formazione, è sicuramente una tipologia di attività vicina al mondo delle donne, e quindi fin dall'inizio sicuramente le donne hanno rappresentato una parte fondamentale della cooperazione sociale, sia come lavoratrici, ma ovviamente poi anche nell'ambito del management e della gestione dell'impresa cooperativa, e quindi noi oggi possiamo dire che il 70% dei dipendenti all'interno delle cooperative sociali è rappresentato da donne. E questo fa sì che ovviamente anche nei consigli di amministrazione, quindi la governance, abbia un'incidenza femminile molto alta. E purtroppo dobbiamo dire che, nonostante ci sia questa naturale propensione al lavoro femminile, nei ruoli di governance la percentuale non è alta come nella compagine sociale, nel senso che se la compagine sociale è rappresentata al 70% da donne, non possiamo dire che il 70% dei consiglieri di amministrazione sia rappresentato da donne. Sicuramente si tratta di percentuali sensibilmente più alte rispetto ad altri settori di attività,
Però non è uguale a quello della compagine sociale. Da questo ovviamente deriva che nel momento in cui si tratta di eleggere dei consiglieri di amministrazione, quindi chi guida la cooperativa, anche nella cooperazione sociale si preferisce affidare comunque di più alla componente maschile, quindi c'è il cosiddetto soffitto di vetro che non si riesce a rompere anche in un settore che è così invece aperto verso la cooperazione femminile, verso il lavoro femminile.